It is history now. 15,500,000. During the filming of 1969 film Winning, Paul Newman's passion for auto racing formed, and his wife, Joanne Woodward, gave him a Rolex Daytona with exotic dial, later nicknamed Paul Newman, as gift. Until 1984. This Daytona was the reference 6239. Paul Newman's Paul Newman was sold at Phillips auction for almost $18 million, setting the world's record for a wristwatch sold at auction. It was October 2017. The reference 6239 was created in 1963. In this year, Rolex launched a new generation of chronograph, the Cosmograph, dedicated to racing drivers. With the reference 6239, Rolex introduced a new type of dial, exotic dial, with a different color combination, the Paul Newman. This example has a three-color dial with the outer second track printed in red, together with the Daytona inscription at 6 o'clock. Among the main characteristics we can see, a tachymeter bezel in steel, the caliber, manual, 722 Valdux, later changed with the 727, which was used until 1988. Numerals have an Art Deco style. The second sub-dial placed at 9 o'clock is marked 15, 30, 45, 60. The standard dial is marked 20, 40, 60. In 1980s, Osvaldo Patrizzi was the first one to call these dials Paul Newman in the auction catalogs, and the interest for these watches grew up. The value also rised, and the numbers continued to rise until becoming a very essential true collector's item. The Paul Newman dial is not only for this reference, the 6239, but also for the 6241, 6262, 6263, 6264, and 6265. The value of these watches continue to rise, and today it is a very expensive and rare watch. We can call it a true icon, a legend. What I always tell to my customers is the most interesting thing behind the watch is the history behind it. And today we have the chance to speak with the owner of this watch. So I let my dad speaking, Mr. Guido Mondani, about his watch, the Rolex Daytona Paul Newman 6239. Grazie Giorgia, che rientro in possesso del mio orologio. By the way, we switched to Italian language. Cosa posso dire di questo orologio? Che è stato da me acquistato a metà degli anni 60 a Torino, quando non lo voleva nessuno questo orologio, perché non piaceva, per la grafica, che adesso invece è una grafica affascinante, e perché i cronografi non è che fossero molto importanti e ambiti dai collezionisti, che forse non esistevano all'epoca. Oggi devo dire che è uno degli orologi più affascinanti che esistano, e io sono legatissimo a questo orologio. Ho avuto offerte di ogni genere, di tutti gli importi, però non ho mai voluto cederlo, no? Proprio per la sua storia, perché è stato comprato da me personalmente, perché è un orologio che mi piace particolarmente. Addirittura non l'hai neanche venduto nella tua asta. Non è stato venduto. Quella di 309 orologi te lo sei tenuto. Sì, esatto, è uno tra gli altri orologi che ho tenuto che non ho voluto cedere. Ecco, cosa dire di questo orologio? No? Le offerte sono aumentate, no, da parte dei collezionisti dopo che
c'è stata l'asta che ha dato venduto l'orologio appartenuto a Paul Newman con la stessa referenza di questa e con le stesse caratteristiche di questo orologio, dove ha fatto quasi 18 milioni di dollari. No, potete immaginarvi che offerte ho ricevuto in quanto è appartenuto a Guido Mondani. Non è proprio la stessa cosa di Paul Newman, ma, però dai. Non sono Paul Newman, no, per fortuna, perché io sono ancora vivo, però dimostra il fatto di quanto sono affezionato e di quanto mi piace questo orologio, che l'ho pubblicato nella copertina del libro della mia collezione, che è un libro che noi... mi faccio pubblicità, che do in omaggio ai clienti quando acquistano una mia pubblicazione. È un libro, la collezione varia, non solo Rolex, ma Patek Philippe e altre marche. E cosa dire ancora di questo orologio? Io farei un accenno al valore attuale di questo orologio. Il valore attuale di questo, no, di questa tipologia di orologio, non di questo, no? È intorno ai 200.000 euro e forse un po' di più. Questo non saprei dargli un prezzo. E ma questo non sarà mai in vendita, quindi questo non è importante sarà dargli un prezzo. Anche proposte indecenti non mi tenteranno. Cosa dire ancora? Che questo orologio io, quando l'ho comprato, come ho già accennato, non piaceva, non lo voleva nessuno e addirittura ho ottenuto uno sconto in quegli anni e l'ho pagato, vado a memoria, circa 500 euro. Pazzesco. Attuali. Cioè, faccio un po' di confusione perché sono ricordi distanti, perché sono passati 55 anni. Cioè, io mi appresto a compierne 76 questo mese e ritengo che di aver fatto una scelta giusta, come l'ho fatta su tanti altri orologi che si sono dimostrati nel tempo, no, piacevoli, collezionati, quando all'epoca dell'uscita nessuno si avvicinava a questi orologi, restavano invenduti per anni. Un aneddoto su questa referenza: mi raccontavano che la Rolex Italia aveva nel 1975 due orologi come questo in cassaforte ancora invenduti, no? È uscito di produzione nel 69 questo orologio, e un concessionario dice: va bene, io li prendo, no? Ma questo dopo 6 anni che era uscito in produzione ed era in cassaforte in Rolex Italia, e dice: li compro, però mi cambiate il quadrante, mi mettete il quadrante normale. Oggi è una cosa impensabile, incredibile, però questa è vera perché mi è stata raccontata da una persona che ha lavorato per oltre 50 anni in Rolex, no? E l'ha vissuta lui direttamente. Cosa dire? Penso di aver detto tutto su questo orologio. Direi di sì, che i collezionisti fantastico. Si sono fatti una discreta idea del valore di questo orologio, soprattutto affettivo e collezionistico. No, cosa importante è che questo orologio ha anche il bracciale punzionato con l'anno dell'orologio, no? Che il bracciale corrisponde al numero di cassa che identifica l'anno di produzione, ed è indossabile, è un piacere portarlo, ecco. Logicamente non bisogna pensare che sia impermeabile, di buttarsi in acqua e di fare... Io questo non l'ho mai fatto revisionare, funziona ancora e funziona Pazzesco. Bene. Wow. Cioè, quando si dice che le cose vecchie funzionano meglio di quelle nuove. Nuove, però c'è il fatto che Rolex, sotto questo profilo, è una garanzia. Certamente. Ecco. Va bene, grazie per questo tuo racconto in prima persona. Io saluto tutti. I'll see you in the next video. Don't forget to subscribe to my channel.